Cari amici di Auto Digest, o forse dovremmo chiamarlo Moto Digest, ma questo lo vedremo più avanti. Oggi vi presentiamo, anzi abbiamo voluto fare una prova comparativa fra una 250 del 1969, la mia Triumph, e una 250 del 2023, la Brixton Saxby 250, che in effetti è un po' derivata dalla produzione Suzuki. Comunque, come l'abbiamo provata? L'abbiamo provata in campagna, siamo fuori città, in un posto idilliaco, e abbiamo una piccola sorpresa per voi. La proviamo con una motociclista. Perché una motociclista? Perché io ritengo che questa moto, il 250, le moto entry level, abbiano un bello spazio, soprattutto sul pubblico femminile. La Triumph 250 che abbiamo voluto mettere di fianco a questa 250 del 2023 è del 1969, è una TR250 Trophy Trail, che però io ho voluto modificare un po'. Ho messo il manubrio alto, la ruota da 21, i parafanghi d'alluminio, gli ammortizzatori un po' più alti. Perché? Per ricordare l'heritage di queste moto che in versione BSA nel 64 e nel 65 hanno vinto il campionato del mondo di motocross. E invece questa è la competitor, no, questo è un 250 di adesso, un 250 del 2023, base Suzuki, lo styling, l'idea sembra siano tedesche, e la moto è molto pratica, semplice, un entry level, 17 cavalli, poco di più. Sostengo che questo tipo di moto nel 2023 appunto sia adatto a un pubblico, per esempio un pubblico femminile, o chi ritorna alla moto dopo tanti anni. E le moto che ci sono adesso, in effetti alcune sono un po' spaventate. Ecco, siamo pronti con la sorpresa. Vieni Simona. Simona ci aiuterà. Buongiorno a tutti. Nella prova di questa 250 del 2023. Allora Simona, cosa ci dici di questa motina? Allora, ti è piaciuta? Abbiamo fatto un pezzo in fuoristrada, un pezzo in città, la statale. Dici i tuoi pensieri. I miei pensieri, allora, per essere una moto 250 per un pubblico femminile, personalmente la consiglio. Diamo questa sottolineatura. Sì, perché innanzitutto è una moto comunque leggera. Ha uno sterzo molto facile per una persona che si approccia nelle prime curve, nelle rotonde, quindi la vedo molto adatta, ecco.
Quindi per tutte quelle persone che vogliono avvicinarsi al mondo motociclistico, perché no, ecco. E magari anche chi l'aveva abbandonato magari 10-20 anni fa, la famiglia, i figli, la moglie, e la riprende, cosa dici? Assolutamente, assolutamente, anzi invito tutti gli uomini a insegnare le proprie donne a guidare queste moto, perché più donne ci sono al volante è sempre meglio. Al manubrio! Al manubrio!